Ciao a tutti, bacio dei nomi della vostra Nika. Sei altro video in collaborazione con onedaysaving.com, onedaysaving. Perciò sotto l'info box vi lascio il codice sconto e appunto bene il sito dove voi potete andare a sbirciare. Ci sono queste tre cosine super super belle. Vi faccio vedere prima la tela e poi vedete questa cosa rosa qua, ve la svelo dopo perché è un'altra cosa fantastica che è super utile, perlomeno per me. Allora, la prima tela che vi mostro è questa. Allora, aspettate un attimino che sposto un attimino di qua. E la tela è questa, con questa fantastica, aspettate, qua ci sono sempre il kit round diamantini, vassoietto, cera e drill pen, e qui c'è questo volto fantastico in mezzo a questi fiori, sembra quasi una fata, è veramente bellissimo, fatto veramente bene, è un 30x40, qua c'è la sua leggenda, sempre le solite cosine che dovete fare attenzione, e qua è lei, questa, tutta in questi fantastici prato fiorito, adesso siamo in primavera, va anche giusto, è anche giusto, e questa è la prima cosina che vi mostro, sono fatti veramente bene. Aspettate che adesso chiudiamo. E voilà. Poi la seconda cosa è questa. Voi direte che cos'è, mica che cosa serve. Questa qua è una ceramic pen cutter. E questo dice tutto. È un cutter. Adesso vi prendo un attimo un fogliettino e vi faccio vedere. Perché questa... Aspettate, ce la faccio. Arrivo, abbiate pazienza. È fantastica, utilissima. Come l'aprite, lei vedete che ha questa punta qua, tipo scalpellino, tipo quella degli evidenziatori. E la vostra pelle non la taglia, perché è tipo ceramica. Vedete? Cutter, ma non taglia. Però la carta sì. Aspettate che ve lo faccio meglio, perché adesso guardate, la carta la taglia, e come, io spero si veda, adesso vi faccio vedere, magari vedete, è fatta apposta, non taglia la vostra pelle ma taglia la carta, ed è fantastica perché non vi tagliate voi sulla pelle, la usate comoda da portare in giro senza che magari avete in borsa magari un altro cutter, un borsa, chi va in giro col taglierino, per carità, no? Però mettete il caso, l'avete nel vostro astuccio per quando fate le vostre cose creative, magari vi si apre, andate dentro per prendere insieme le penne qualcosa, vi tagliate. Questa invece è fatta penna, potete toccarla quanto volete e non vi tagliate, e questa qua è super super felice di averla, molto comoda, cerami pen cutter per tagliare così, dato che io sono anche una cartopazza per quando devo ritagliare le cosine, anche per ritagliare gli sticker, anche per ritagliare appunto quando faccio le CAD, le cose, con questa qua sarò molto facilitata. Queste due cose, adesso andiamo a vedere la terza, quella grande, che ve la faccio vedere subito. Che cosa sarà mai, mica voi dite? Allora, aspettate che metto via un attimo questi. Arrivo subito, aspettate, perché non avevo messo la vibrazione. Così. Aspettate che metto via questo. Questo è un faldone. Vedete qua. Clear book. 30 pagine, penso che sia. Ed è una 3. Perciò ci stanno le tele belle grosse. Io adesso ne ho qua qualcuna di tela, giusto per farvi vedere, perché voglio farvi vedere a metterle dentro come stanno. Voglio provare anch'io perché sono curiosa. Ho aperto ma non ho ancora fatto. Perciò adesso andiamo a farlo insieme, andiamo ad aprirlo, aspettate, dato che io li ho tutti in una scatola, i miei diamond painting, e vorrei metterne dentro qualcuno, appunto qua tutto bello ordinato, e questo si apre appunto così, io spero si veda, aspettate che alziamo un attimino, e voilà, vedete, proprio tutto bello plastificato, faccio vedere bene, faccio vedere anche così, che tanto uguale, poi magari quelli girati, e hanno tutti
appunto i fogli come i faldoni, i classici portalistini, i faldoni, ecco. E qua li potete mettere dentro i vostri diamond painting. È bello grosso questo, io adesso ho qua un diamond fatto, questo qua finito, e volevo mettercelo dentro, però ho anche questo che è più grande, vediamo se ci sta la Betty Boo. No, questa non ci sta perché è più larga. Sì, poi ci sono di varie misure, non c'è solo questa. Andiamo a mettere dentro questo, aspettate, faccio così perché sennò non riesco a farvi vedere. Ok, scusate, mettiamo il primo per farvi vedere. Adesso questo, vabbè, non è la misura giusta, però potete metterli dentro appunto nel vostro faldone, poi girate, avete i vostri diamond painting. Adesso andiamo a mettere dentro anche il mio hit, che anche questo è finito, fatto, ho già messo la colla, ho già messo tutto rifinito, però aspettate perché ho la scrivania piccola, continuo a farvi sballottolare, e volevo mettere dentro anche questo. Dopo sì, ce ne ho alcuni un pochino più grandi, magari vado a mettere dentro anche quelli e poi vi farò vedere. Adesso è giusto per farvi la dimostrazione che comunque potete mettere dentro le vostre tele, non vi si rovinano. Sì, poi questa è la misura a 3, e io adesso dentro questi qua un po' più piccoli, poi li ho di varie misure, vedete, cioè non è che ne è, insomma, ecco. Però vabbè, questo è il faldone ed è molto comodo, e appunto lo vendono appunto su onedayseven.com. se vi interessa andate sotto nell'info box e andate a scuriosare tutte queste cosine che vi ho fatto vedere, le trovate lì e anche altre, perciò niente, sotto l'info box vi lascio tutto, come sempre i link e tutti i codici sconto, link, sito, insomma tutte le cose, trovate sempre tutto. Perciò niente, vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un bacio enorme, grazie, ciao ciao. Thank you.